Me la poni. Re, devo parlare con The Lord. The Lord? Perché sì. Ibleto. Sì. Che è il mio cranino, quando c'è il Zeppelin, sniffa la colla. Cominciamo bene. Mamma mia. Me la poni, mi dici, non mi dici niente di nuovo. Ah sì, sono cose che dunque, succedono. La cosa incredibile è che The Lord, The Lord ha visto la foto di Unghietta Baffetti di Meana. Chi sarà mai? Era la gatta della Benasci, Unghietta Baffetti di Meana, che era di una famiglia nobile di felini. Di Ravenna. Esistono i felini nobili, va bene. Quando gli ho fatto vedere la foto a The Lord, sì, della gatta Unghietta Baffetti di Meana, che lui parla telepaticamente. Ha capito, sì, che quando la gatta ascoltava Bossa e Now di, sì, Joni Mitchell, bellissima canzone, sciafasava sul terrazzo con un bicchiere di whisky la gatta e miagolando urlava il corpo è mio e me lo gestisco ma io, non credo, telepaticamente. Io non credo proprio. Me la poni. Me la poni. Te la butto lì, Red. Posso mica mandare a The Lord una foto del mio canarino Ibleto? Ma non credo. Cara, me la poni, è inutile che me la butti. Perché me la poni, me la butti. Allora io dico, ragazzi, asciutatemi, vi prego, non mi fate. The Lord è imbombito di foto di animali fin qui. Tanti si rivolgono a tutti, che gli dicono The Lord, The Lord, il mio animale, il mio coccodrillo, la mia giraffa, famoso, il mio elefante. Ieri, sì, chi è che ha le giraffe? Mi ha detto che stava dietro a tutto il lavoro, che per stare dietro a tutto il lavoro. Sì. Che per stare, ieri mi ha detto che per stare dietro. Sì, va bene, va bene, va bene. Era disposto a dare 10.000 euro a dei giovani che guardando le foto leggevano il pensiero degli animali. Ah, perché si può telepaticamente. Solo che nessuno si è presentato, perché oggi come oggi non trovi più ragazzi disposti per 10.000 euro a leggere le foto degli animali telepaticamente. Mercato perché del il sabato e la domenica preferisco andare a ballare a Rimini. Ma certo. Cario precario. Io ci sto, certo, ma come paga The Lord? In contante col bonifico? No, cario precario, no, forse non hai capito il mondo del lavoro. Come funziona? I 10.000 euro The Lord te li dà telepaticamente. Ah, e allora è ovvio che non trova nessuno. Mentinaugo. Ieri mangiavo gli asparagi mentre guardavo il TG e mi è venuto un bucio di stomaco. Mentinaugo. Mentinaugo, posso chiamarti Augumentin? Quando guardate il TG... dovete prendere sempre l'omeoprazolo. Ma cosa sta dicendo? Che blocca la pompa gastrica. Perché quando guardate le notizie del TG sono notizie finte che ti viene mal di stomaco. Ti viene mal di stomaco. Non danno le notizie vere. Non è vero, guardi. Il TG1, vi ho mai detto, nel 1993 83 in un cimitero a Los Angeles c'è stata un'invasione di zombie. Ma cosa dici? Ma non c'è mai stata l'invasione. Non lo sanno. Ma non c'è. Però mai... poi se andate a vedere su YouTube c'è un video. C'è un video che ha fatto 2 miliardi di visualizzazioni. In cui Michael Jackson cammina per strada e dietro dalle tombe escono i zombie. Ma quello è thriller. Ma quella notizia no, non te l'ha andata al TG1, la dava solo MTV. Ma certo. Che guarda caso oggi l'hanno chiusa. Ma no. Mai. Ma no, ma quella era